fiscale che da 11 anni si riunisce a Fano per un meeting provocatorio, dissacrante, dove può avvenire di tutto. Inizia venerdì e si andrà avanti per 5 giorni fino al 23 agosto. Perché questa febbre anticlericale? Più che altro noi cerchiamo di riflettere, di discutere sull'integralismo religioso che rimonta. Rimonta nei paesi musulmani, rimonta con questo papato di Wojtyla ormai da anni anche qua in Italia, soprattutto con attacchi a categorie sociali non gradite dalla Chiesa Cattolica. Il programma del meeting che si svolgerà alla Rocca Malatestiana è zeppo di impegni. Confronti e dibattiti sul liberismo, sesso e libero amore, sul controllo delle nascite, sul neonazismo, nuova e vecchia destra, la solita assemblea per lo sbattezzo, spettacoli, musica e perfino la proposta per un processo al Papa. Naturalmente non mancheranno vino e libagioni, parte questa affidata a un cuoco rigorosamente eretico. Sentiamo cosa ha preparato. Strozzapreti alla papini, la pasta alla formigoni, poi ci sono le penne apocalittiche, la pasta dell'inquisitore, che è una cosa che è in bianco, però è abbastanza saporita. Ci sono dei piatti anche tradizionali di altre culture, per esempio Moros y Cristianos, che è un piatto cubano fatto di fagioli neri e riso. Ma per l'edizione di quest'anno gli organizzatori hanno preparato anche un angolo particolare. Quest'anno ha un'aggiunta particolare perché c'è il Barlusconi, che offre anche dei vini particolari. C'è il vino Vigna Villarcore, che è un vino del quale si garantisce l'immagine sicuramente, ma non assolutamente il contenuto. Poi c'è anche il vino Buttiglione, che è un vino particolare perché è fatto con uva integralista.